La sinovite rappresenta una delle manifestazioni dell'artrite psoriasica che necessita di un attento e costante controllo. Lasciata a se stessa senza trattamento induce a un peggioramento del dolore, del danno articolare e a una riduzione della mobilità. Qui a Milano, al congresso dell'Eural, è stato presentato uno studio che prende il nome di Ultimate, che ha valutato proprio l'impatto sulla sinovite associata ad artrite psoriasica del secukinumab, e noi ne abbiamo parlato con la professoressa Maria Antonietta D'Agostino. Professoressa D'Agostino, innanzitutto, che cosa ha analizzato lo studio Ultimate? Chi erano i pazienti? Quale terapia è stata valutata? Quindi, insomma, se ci fa un po' una introduzione su questo studio. Lo studio Ultimate è uno studio randomizzato controllato di pazienti con artrite psoriasica attiva che sono stati trattati nei primi 3 mesi con secukinumab verso un gruppo di pazienti trattati con placebo e dal 3° mese in poi fino a 52 settimane, quindi fino a un anno, anche pazienti in placebo, nel gruppo placebo, sono stati passati al farmaco attivo, quindi al secukinumab. La novità qual è? Che per la prima volta la valutazione dell'efficacia e della risposta al trattamento è stata fatta attraverso l'uso dell'ecografia articolare, utilizzando come obiettivo principale la risposta a livello delle sinoviti, utilizzando uno score validato che è lo score Omerat-Euler. Questa è stata una cosa estremamente importante perché è stato il primo studio internazionale multicentrico randomizzato, controllato contro placebo utilizzando l'ecografia come strumento di misura. Professoressa, quali obiettivi aveva lo studio? Cioè cosa si voleva capire esattamente? Allora, si voleva capire, sappiamo che secukinumab è un farmaco estremamente attivo nei pazienti con artrite psoriasica attiva. Quello che non si sapeva bene era la risposta a livello, diciamo, tissulare, a livello della sinovia, a livello dell'entesi, in maniera obiettiva. E l'idea è stata quella di utilizzare l'ecografia, che è una metodica di immagine non invasiva, ma che permette di valutare l'attività di malattia sia a livello sinoviale che entesitico, come strumento di misura e quindi di valutare la risposta ecografica come primo outcome dello studio. Ecco, lo studio a questo punto che risultati ha dato? Cosa si è visto? Allora, che cosa abbiamo visto? Prima di tutto che nei pazienti trattati con secukinumab e che rispondono al farmaco, la risposta è estremamente rapida perché si è osservato una differenza rispetto a baseline dell'attività ecografica già dopo 1 settimana. Quindi a partire dalla 1ª settimana possiamo vedere se i pazienti stanno rispondendo o meno. Un'altra cosa estremamente importante è che l'ecografia, quindi la risposta ecografica, ha permesso di differenziare, di far capire i pazienti che erano con farmaco attivo o con placebo. E un'altra cosa estremamente interessante che noi abbiamo già dimostrato è il fatto che l'ecografia può essere effettuata come point of care, perché nel nostro studio abbiamo esaminato 44 articolazioni, ma nell'analisi presentata qui all'Eular abbiamo utilizzato un numero ridotto di articolazioni. Quindi anche con un numero ridotto di articolazioni abbiamo la stessa sensibilità per valutare la risposta. Ecco, allora a questo punto, alla luce di questi risultati, delle riflessioni che ci ha appena detto, qual è il messaggio per il reumatologo dal punto di vista proprio pratico, operativo, sia sul farmaco, professoressa, ma anche sull'utilizzo dell'ecografia, cioè quando utilizzarla, come appunto trarne vantaggio? Allora, io direi che i messaggi sono duplici, principalmente il fatto che i pazienti con artrite psoriasica, anche se non dovessero sembrare attivi, sono realmente dei pazienti che necessitano un farmaco efficace e l'ecografia può aiutarci a vedere l'attività di malattia, quindi a misurarla. Quando utilizziamo un farmaco che è efficace nelle manifestazioni dell'artrite psoriasica, come per esempio il secukinumab, l'ecografia è in grado di mostrare una risposta estremamente rapida, a partire dalla 1ª settimana. E in questo caso possiamo anche capire se i pazienti stanno prendendo un farmaco attivo da non prenderlo al fatto, come mancanza di compliance, perché in questo studio abbiamo visto che l'ecografia differenziava il placebo dal farmaco attivo. Quindi usarla un po' di più questa ecografia? Io direi tutti i giorni.